Ammontano a 7 milioni e mezzo di euro le risorse finanziarie che la Regione Abruzzo ha messo a disposizione per le imprese commerciali e turistiche del cratere sismico. La misura fa parte di due bandi pubblici che a breve saranno pubblicati sul Bura su risorse modulate dai fondi strutturali europei del FESR. Le delibere e i due bandi, formulati secondo le indicazioni dell'Unione Europea, sono stati presentati dal governatore della Regione Gianni Chiodi e dall'assessore al turismo Mauro Di Dalmazio, che hanno anche tracciato un piccolo bilancio dell'impegno finanziario ed economico della Regione in favore delle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Il primo bando presentato riguarda il turismo, settore nel quale sono stati impegnati 3 milioni e mezzo di euro. Il bando prevede incentivi alle imprese turistiche già esistenti e quelle di nuova costituzione, con riferimento anche ai servizi di ristorazione. Due sono gli interventi che sono stati deliberati ieri, che fanno parte di un programma un po' più ambizioso. Riguarda le imprese turistiche e quindi la possibilità che si possano sviluppare meglio le attività turistiche nel cratere. Si tratta di una delibera che ha impegnato 3 milioni e mezzo di euro, mi sembra di ricordare, e invece la seconda, che riguarda invece l'attrattività un po' più non riservata al settore turistico ma alle altre attività economiche, sempre per 4 milioni di euro. Questo nel rispetto ovviamente di quelle che sono le norme europee per quanto riguarda poi i bandi. La rimodulazione dei 3 milioni e mezzo in favore delle aree del cratere, con la specificità delle imprese turistiche, ha spiegato Mauro Di Dalmazio, conferma l'importanza del settore turismo per la ripresa dell'area del cratere sismico. Sì, 3 milioni e mezzo che si aggiungono a quelli già stanziati della riprogrammazione dei fondi comunitari, con precedenti bandi a sostegno delle attività turistiche del cratere, nuove attività e per i servizi turistici. Molto importante questo ulteriore bando, che deriva da una riprogrammazione di economie, perché consente di dare un ulteriore impulso ad un settore che è vitale per la ripresa complessiva dell'area del cratere. L'aiuto alla creazione di nuove imprese nel cratere è una soluzione che ha già dato buoni risultati, ha sottolineato invece il governatore della regione Gianni Chiodi. La rimodulazione del FERS di ulteriori 4 milioni vuole rappresentare quindi un invito alle imprese a credere alle potenzialità di questo territorio. Ha semplicemente rispettato quello che è il ruolo della regione, che ha delle prerogative costituzionali di programmazione, non c'è ombra di dubbio, ma d'altra parte a questo deve seguire un'altra cosa. Adesso che parliamo dell'allocazione dei 100 milioni di euro, cioè un atto di programmazione economica, la competenza è regionale, quindi non si può solamente evocare un ruolo centrale della regione ai fini della programmazione, una sottovalutazione.